In studio Marco Scavino. Bentrovati, nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura, come avete appreso dalla nostra prima pagina, la cronaca con un'indagine, con una nuova indagine che va a colpire l'ASP 7 di Ragusa. Un nuovo terremoto in riferimento a quella che è la fedeltà lavorativa. Ne abbiamo parlato anche con il direttore generale dell'ASP 7 di Ragusa, Angelo Aliquò. Cosa accade? Un'indagine dei NAS di Ragusa ha portato all'arresto di uno psichiatra che operava all'ospedale Maria Paternò Arezzo. Dovrà rispondere di concussione, falso ideologico e truffa aggravata ai danni del sistema sanitario nazionale. Questi i reati contestati al professionista ragusano. Il servizio di Veronica Puglisi. Aspettiamo che ci arrivino i documenti relativi, gli atti relativi a questa vicenda molto triste ancora una volta. Io mi stupisco che ci possano essere ancora oggi persone che si comportano in questo modo. Non nasconde la sua amarezza il direttore generale dell'ASP 7, Angelo Aliquò, a seguito dell'indagine dei NAS che ha portato all'arresto di un dirigente medico-psichiatra dell'OMPA, dipendente dell'ASP di Ragusa, per concussione, falso ideologico e truffa aggravata ai danni del sistema sanitario nazionale, reati commessi da ottobre 2018 a tutto il 2020. Sulla base dell'indagine denominata Freud, coordinata dalla Procura di Ragusa, al medico è contestato di avere indebitamente costretto un paziente a recarsi nel proprio studio privato a pagamento per essere sottoposto a visita, invece di riceverlo ambulatorialmente nella struttura pubblica. Aver consegnato numerose certificazioni medico-legali su documentazione intestata ASP di Ragusa e materialmente redatte nella struttura pubblica da altrettanti pazienti che aveva precedentemente visitato nel proprio studio privato. Aver tratto in inganno l'ASP di Ragusa con artifici e raggiri consistiti nel sottacere di svolgere attività libero-professionale privata, la quale sulla base della scelta di espletare lavoro esclusivo gli erogava il trattamento economico aggiuntivo previsto. L'ASP di Ragusa non esclude provvedimenti. Purtroppo non è il primo, spero che sia l'ultimo, ma se come sembra la gente non impara dalle esperienze altrui, evidentemente è un costume che tarda a essere dimenticato. Ci comporteremo esattamente come ci siamo comportati con gli altri, con un'amarezza in più, che evidentemente, nonostante ci siano stati dei precedenti, ci sono persone che ancora non hanno imparato come ci si comporta. I NAS di Ragusa hanno dato esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari e al sequestro preventivo della somma di oltre 32.000 euro, emesso dal GIP del Tribunale di Ragusa Eleonora Schininà, su richiesta del sostituto procuratore Monica Monego. 30 immigrati minorenni sono scappati dal centro di Contrada Cifali tra il territorio di Comiso e di Ragusa. Secondo la prima ricostruzione, secondo le prime indiscrezioni, i 30 immigrati sono comunque negativi al Covid-19. Sono tutti orfani, originari della Nigeria, vengono anche dalla Somalia e dalla Tunisia. Nessuno di loro è stato attualmente intercettato. E continuiamo con la cronaca, ma apriamo allo stesso tempo la pagina dedicata al Covid. Torniamo a parlare infatti della morte di Calogero Rizzuto, un decesso per Covid-19 che si è registrato il 23 marzo del 2020 all'ospedale Umberto I di Siracusa. Sono 21 le persone iscritte nel registro degli indagati dal PM titolare dell'indagine Carlo Enea. È già stata depositata la relazione dei consulenti della procura, il dottor Saverio Faella, Giuseppe Ragazzi e Fortunato Stimoli. Secondo i periti, Calogero Rizzuto non ha ricevuto valutazioni cliniche adeguate al trattamento sanitario. I periti hanno rilevato comportamenti censurabili in capo ad alcuni sanitari che, con ulteriori e approfondite valutazioni cliniche, avrebbero potuto accertare con celerità la positività al Covid-19 in un momento in cui si era all'inizio della pandemia. Ma non è possibile affermare, tuttavia, se una maggiore tempestività della diagnosi avrebbe potuto evitare il decesso dell'ex sovrintendente.
Entro oggi i consulenti della famiglia Rizzuto, che ha nominato come legale l'avvocato Giovanni Giuca, depositeranno la loro, determinazioni. Lo abbiamo anticipato, apriamo dunque la pagina dedicata al Covid-19, lo abbiamo fatto con questa notizia in realtà legata alla cronaca, adesso proprio ci occupiamo di Covid-19, della campagna vaccinale, perché oggi è il primo giorno che dà l'opportunità agli over 12 di potersi prenotare in piattaforma. Sara Donzuso. Da stamattina alle 10 tutti coloro che hanno compiuto 12 anni possono prenotare il vaccino anti-Covid dopo l'ok dell'AIFA, che ha autorizzato la somministrazione del vaccino Pfizer. Anche la fascia età 12-15 può essere vaccinata. Questo significa che in Sicilia c'è una platea di circa 163.000 giovanissimi che potrebbe essere immunizzata. È l'ultimo target degli aventi diritto che viene ammesso alla vaccinazione, evidenzia l'assessore alla salute Ruggero Razza. I nostri hub e i centri vaccinali sono pronti per dare l'ultima spallata alla pandemia, dice l'assessore. A fare il punto della situazione il commissario per l'emergenza Covid a Catania, Giuseppe Di Berti. Sono circa 160.000 persone in Sicilia e i giovani hanno dimostrato, con l'apertura alla fascia dei diciottenni, di avere un grande entusiasmo, anche una grande conoscenza e coscienza del vaccino. Spero che i genitori di questi ragazzi li inducano a vaccinarsi in modo da cominciare il prossimo anno scolastico, che in questo momento si sta chiudendo, con una maggiore sicurezza e tranquillità. A loro verrà somministrato il Pfizer? Senza dubbio, a loro verrà somministrato il vaccino Pfizer. Secondo lei la Sicilia può fare di più in termini di vaccinazioni? Ma la Sicilia ha già dimostrato che può fare quello che vuole, nel senso che il target individuato dal generale Figliolo è 50.000 vaccini al giorno. La Sicilia ha superato ampiamente questo target tutte le volte che ha avuto i vaccini per farlo. Abbiamo avuto punte anche di 60.000, di 58.000, e se avessimo più vaccini io credo che potremmo tranquillamente, senza grandi sforzi, arrivare anche a 80-90.000 vaccini al giorno. E un reale contributo a questi numeri sarebbe stato dato dall'apporto fornito dai medici pediatri nella campagna vaccinale. Manca ancora infatti l'accordo tra la FIMP, la Federazione Italiana Medici Pediatri, e l'assessorato alla salute. Sarebbe stato determinante avere anche a disposizione della campagna vaccinale, della macchina organizzativa, i pediatri. Probabilmente lo sblocco reale si avrà nelle prossime ore. Intanto proprio la Federazione Italiana Medici Pediatri, nella persona del suo segretario regionale, il dottore Giuseppe Vella, parla del vaccino nella fascia over 12, ma apre anche alle possibilità degli under 12 come reale chiave di volta per creare una barriera contro il Covid-19. Il vaccino è un reale scudo e con la vaccinazione in età pediatrica si potrebbe realmente bloccare la diffusione del virus o comunque la sua accelerazione e la formazione di nuove varianti. Ne sono convinti i medici pediatri. Il segretario regionale della FIMP, la Federazione Italiana Medici Pediatri, Giuseppe Vella, ha evidenziato come la vaccinazione in età pediatrica possa essere una reale barriera. Ci permette di iniziare l'anno scolastico in presenza. I bambini cominciano a socializzare. Dobbiamo capire che noi quest'anno quelli che hanno subito dei traumi principalmente sono i bambini, cioè i bambini rimasti a casa, isolati, che non socializzano, che non stanno assieme. Naturalmente questo viene a influenzare anche lo sviluppo psicofisico del bambino. Un altro aspetto importante è l'apporto che darebbero i medici pediatri alla vaccinazione. Ancora non è stato siglato però l'accordo con l'assessorato alla salute per permettere ai pediatri di somministrare ai loro pazienti il vaccino anti-Covid. Se noi avremmo già firmato l'accordo e che i pediatri eravamo già pronti, sicuramente sarebbe stato meglio, perché da quello che notiamo noi, quando viene un genitore e gli comunica che il vaccino glielo inietterà il suo pediatra di famiglia, cioè il suo pediatra che lo conosce, i genitori sono molto contenti. E quindi noi speriamo, se l'assessorato ci chiama a sottoscrivere questo accordo, noi siamo lieti di dare una mano e di partecipare in maniera più attiva alla campagna vaccinale.
E se si parla di vaccino non si può non parlare di ritorno alla normalità, o meglio di speranza al ritorno alla normalità. Ne sono convinti gli operatori del settore dell'intrattenimento, delle feste private e delle discoteche, la cui sorte sono ancora in ballo. Giornata cruciale ieri per le discoteche chiuse da mesi, i cui sindacati Silb e Asso Intrattenimento avevano chiesto di essere ascoltati. Ieri l'incontro tra il Silb, il sindacato dei gestori delle sale da ballo, e il Ministero della Salute a interessarsi delle sorti delle discoteche ancora chiuse e sottosegretari alla salute. Un punto fermo per la riapertura resta il Green Pass, che attesti l'avvenuta vaccinazione, l'avvenuta guarigione del coronavirus o l'esito negativo di un tampone effettuato nelle ultime 36 ore. Sul punto deve esprimersi il ministro della Salute Roberto Speranza, fornendo indicazioni su eventuali limitazioni, sull'utilizzo delle mascherine, sul distanziamento, sulla capienza dei locali e una data certa per la riapertura, probabilmente a luglio nelle zone bianche. Al CTS però è stato chiesto di pronunciarsi in due giorni sul protocollo per la riapertura. Tuttavia queste condizioni non convincono, o meglio lasciano l'amaro in bocca, al Silb provinciale di Ragusa, rappresentato da Sergio Magro, il quale sottolinea come sia paradossale chiedere il Green Pass, per il cui ottenimento servono diversi giorni, quando le vaccinazioni per il target delle discoteche sono iniziate solo adesso. Ritengo che comunque per i piccoli territori non ci sia la possibilità di poter ripartire, perché facendo dei calcoli semplicissimi proviamo a considerare quante persone la fascia d'età dai 20 ai 40, diciamo che la fascia quella più importante, riusciranno ad avere il Green Pass. In una provincia come la provincia di Ragusa, pensare che ci possano essere abbastanza Green Pass da poter garantire le aperture, beh, questo mi sembra un po' difficile. Poi dipenderà molto ancora dai governatori, perché i governatori tra l'altro poi potranno fare ancora delle politiche ristrettive, e tenga conto addirittura che i locali estivi non aprono da 20 mesi e se non ci sono le condizioni ritengo che non apriranno neanche quest'anno, il che porterà sicuramente a delle chiusure definitive che già ci sono state. Le do un dato che a livello nazionale già il 40% dei locali hanno già chiuso definitivamente. Un settore sofferente che però garantirebbe l'accesso in sicurezza nel rispetto delle regole. Il rischio è invece che con la chiusura delle discoteche verrebbero incoraggiati assembramenti non autorizzati. E come è sempre avvenuto, come è avvenuto anche negli altri anni, l'anno scorso in particolare, sicuramente ci sarà una proliferazione dell'abusivismo. Perché comunque la gente ha voglia, la gente ha voglia di ballare, la gente ha voglia di uscire, la gente ha voglia di divertirsi. La cronaca nuovamente, corsa clandestina di cavalli in mezzo alla strada con tanto di spettatori a indagare la polizia, i video della corsa sono finiti ovviamente sui social. Erano in centinaia ad assistere a una corsa clandestina di cavalli lo scorso 30 maggio alle 6.30 del mattino a Camporotondo e Terneo nel Catanese. Il video della gara è diventato virale con migliaia di condivisioni sui social. Nelle immagini si vedono questi poveri cavalli maltrattati e frustrati pur di farli andare più veloce e moltissime persone a bordo dei propri mezzi correre accanto ai calessi, strombazzando i clacson, urlando e incitando gli animali, costretti a correre sull'asfalto e dunque riportando atroci sofferenze. I poliziotti e il commissariato di Libri hanno acquisita la notizia. Nell'ambito delle costanti attività investigative hanno ricostruito la vicenda attraverso articolate e complesse indagini, partita dall'acquisizione dei video che riprendono la gara in cui si riconoscono chiaramente i due Fantini, uno dei quali un 69enne storico e Vincente Fantino, che a tutt'oggi ha un ruolo centrale nell'ambito delle competizioni illegali tra cavalli. Durante le operazioni di polizia è stato inoltre individuato un noto pluripregiudicato appartenente a un nucleo familiare che percepisce il reddito di cittadinanza e che in occasione della corsa senza casco e in totale violazione delle norme previste dal codice della strada, rimaneva a gran velocità e con manovre pericolose in prima fila, nello specifico davanti ai cavalli in corsa e ai tanti ciclomotori, come a guidare il corteo. L'uomo, un 37enne, a seguito di un controllo presso la sua stalla abusiva, è stato indagato in stato di libertà per il reato di furto aggravato di energia elettrica e gli sono stati inoltre contestati svariati illeciti. In relazione invece ai Fantini, che hanno condotto i rispettivi calessi, un 69enne e un 58enne, entrambi con
con precedenti penali e di polizia sono stati indagati in stato di libertà per il reato di maltrattamenti animali, con l'aggravante di averli fatti correre in condizioni impossibili. Uno dei fantini ha anche dichiarato di avere guadagnato 1.300 euro in nero per 2 minuti e mezzo di gara, ciò a fronte del reddito di cittadinanza di cui è titolare. Vista la pericolosità di quanto accaduto, il questore ha applicato a tutti e tre i soggetti la misura di prevenzione dell'avviso orale. Nell'ambito degli accertamenti svolti sulle gare clandestine, inoltre, i poliziotti hanno sequestrato una stalla clandestina costruita su un terreno del comune di Catania. È stato anche accertato il furto dell'acqua mediante un allaccio diretto alla rete idrica con una deviazione idraulica dalla fontana insistente sulla strada pubblica. All'interno della struttura è stata allestita una stalla senza codice aziendale, dove vi erano 2 cavalli detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura, tali da creargli gravi sofferenze. I 2 animali sono stati sequestrati penalmente e trasportati in un luogo idoneo e il responsabile, un 32enne, è stato indagato in stato di libertà per i reati di maltrattamenti animali, furto di acqua pubblica e invasione di terreno pubblico. I cavalli erano sprovvisti di microchip e privi di teste di Coggins, pertanto verranno applicate sanzioni per circa 20.000 euro. Parliamo adesso della mobilità dei docenti, parla il sottosegretario di Stato ad MTG Viviana Sammito. Quella soglia del 25% di ammissibilità alla mobilità dei docenti è bassa e non fa giustizia ai docenti del sud rimasti al nord. Di ciò che sarà del loro futuro per il prossimo anno scolastico ne hanno preso piena contezza lunedì scorso quando sono stati resi noti gli esiti delle domande di trasferimento. Inutile nascondere la rabbia mentre altri coloro che sono stati trasferiti nelle città di residenza per insegnare hanno potuto gioire. Il coordinamento nazionale siciliano dei docenti mobilizzati, rappresentato da Doriana D'Elia e Salvatore Cascone, incontrato in conference call nei giorni scorsi, la sottosegretaria all'istruzione Barbara Floride e Stefana Campo, deputata regionale del Movimento 5 Stelle, entrambe docenti che per anni con la valigia sempre pronta hanno insegnato al nord. Oggi si fanno portavoce dei disagi di 90.000 docenti in tutta Italia con l'obiettivo di fare riconoscere i diritti violati. C'è un cambio di tendenza, ha confermato la sottosegretaria Barbara Floridia durante la nostra intervista. È solo il 25%, capiamo bene che è chiaramente una percentuale molto bassa. Lei ad oggi cosa si sente di poter dire a questi docenti che vogliono trasferirsi di nuovo vicino alle loro famiglie? Sento di tranquillizzarli per diverse ragioni. Innanzitutto perché quest'anno rispetto allo scorso anno per la mobilità siamo riusciti ad ottenere 1.000 posti in più per la Sicilia, quindi sono contenta di questo traguardo. Certo, è un primo passo, come ho già spiegato a molti docenti che ambiscono al trasferimento, la percentuale del 25%, ho già chiesto al Ministro che sia innalzata, anche perché i dirigenti hanno una percentuale più alta, mi sembra corretto che anche la percentuale dei docenti sia equiparata per quanto riguarda i trasferimenti. Poi ci sarebbe anche la possibilità di aumentare l'orario scolastico, il potenziamento dell'orario scolastico o lo sdoppiamento delle classi. Sottosegretario, questo è un tema che ormai da anni va avanti, però purtroppo la situazione è che molti docenti rimangono sempre immobilizzati. Quale potrebbe essere una soluzione per accelerare questo processo di mobilità? E allora la soluzione è quella che stiamo già realizzando, cioè quella di diminuire intanto il numero degli alunni per classe, in primis per il benessere dei ragazzi e per l'efficacia dell'azione didattica. E in più, importantissimo, potrebbe anche essere presa in considerazione, adesso vediamo se ci sono le coperture, anche del potenziamento per implementare i posti, ma soprattutto il servizio per gli studenti. Ci auguriamo che già dal prossimo anno si cominci anche a mettere a terra, diciamo, e quindi a ottenere gli obiettivi della maggiore percentuale dei trasferimenti, dedicata ai trasferimenti. Come definisce la legge sulla buona scuola del 2015? Qual è stato il più grande strafalcione di questa legge? Allora, a mio avviso l'errore più grande sono state proprio le assunzioni, perché sono stati obbligati alcuni docenti, con la paura di poi non poter essere più assunti, ad accettare ruoli anche lontano da casa, e poi invece si è aperta una fase successiva, la cosiddetta fase C,
che invece ha permesso a chi aveva meno punteggio, quindi meno diritto, di avere il ruolo sotto casa. Noi stiamo cercando, ovviamente nel rispetto della legge e dei diritti degli altri che hanno nel frattempo acquisito, cercando di risolvere. C'è tutta la volontà di questo governo a cambiare questa legge? C'è già stata la volontà anche nei governi precedenti, un percorso per perfezionare tutto ciò che non ha funzionato. Cambiamo argomento, 42 comuni siciliani sono chiamati al voto in un periodo che va dal 15 di settembre al 15 di ottobre. L'Assemblea regionale siciliana ha approvato il rinvio delle elezioni amministrative per cui si andrà alle urne il prossimo autunno. La data accadrà tra il 15 settembre e il 15 ottobre. Le elezioni sono state rinviate a causa del Covid. Nella seduta di ieri pomeriggio, dunque, l'ARS, presieduta da Gianfranco Miccichè, ha approvato il DDL che stabilisce il rinvio in 42 comuni che sarebbero dovuti andare alle urne la scorsa primavera. Slittano le elezioni anche per i comuni sciolti per mafia, vengono rinviate quelle nelle ex province che si terranno entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti alle comunali. In aula le critiche all'indirizzo del governo sono arrivate dal PD. Siamo all'8 giugno, ha detto ieri il deputato Dem Anthony Barbagallo, l'approvazione del rinvio doveva arrivare almeno 40 giorni fa anche per rispetto ai comuni che dovevano andare al voto. Anche in questa occasione il governo Musumeci, ha detto Barbagallo, è arrivato fuori tempo massimo. A Sala d'Ercole per il governo era presente l'assessore alle autonomie locali Marco Zambuto. Polemiche anche sull'assenza della maggioranza in aula al momento del voto. Dobbiamo votare una legge importante, la maggioranza attento arriva a 10 deputati, rimarca Barbagallo. La legge viene votata per il senso di responsabilità delle opposizioni e la maggioranza è in tutt'altro posto tranne che in aula, conclude Barbagallo. Tra i comuni sciolti per mafia, in cui si andrà alle urne, in provincia di Ragusa c'è Vittoria, comune commissariato dal 2018. Oggi si è concluso positivamente in quinta commissione all'Assemblea regionale siciliana l'esame del disegno di legge per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Rimane solo l'ultimo passaggio, quello dell'approvazione definitiva a Sala d'Ercole. A parlare e annunciarlo è l'onorevole Nello Di Pasquale, indicato dalla quinta commissione come relatore della norma in aula. Ha espresso soddisfazione e ha detto che campagne di sensibilizzazione e iniziative nell'ottica della prevenzione soprattutto del cyberbullismo, importantissime in questa epoca sempre più digitale, verranno promosse. Adesso ci fermiamo, c'è la pausa pubblicitaria e MTG torna tra poco. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale, siamo tornati in diretta per parlare di una importante iniziativa che viene prorogata sino a marzo 2022. La salute è un diritto di tutti. Su questa scia si basa l'iniziativa del Comune di Catania e di Croce Rossa Italiana con il sostegno alla Chiesa Valdese e il supporto di ASP, Ordine dei Farmacisti e Federpharma. Un'iniziativa di rete denominata appunto Salute e Diritto di Tutti, finalizzata al raggiungimento di obiettivi condivisi quali il benessere e la salute dei cittadini, a partire da servizi come la consegna gratuita di farmaci anti-Covid, ma anche di piani terapeutici al domicilio, di pazienti fragili o privi di rete familiare a sostegno. Si tratta di un'attività avviata dalla Croce Rossa a inizio pandemia per ridurre la mobilità delle persone vulnerabili e potenziata al marzo 2021 grazie a un non bando della Chiesa Valdese che finanzierà con l'8 per 1000 il progetto sino al marzo 2022. Una forte sinergia fra varie istituzioni che rappresenta una best practice che stiamo applicando su molteplici tematiche mirante a sostenere coloro i quali sono risultati positivi al Covid-19 non possono andare a recuperare farmaci di fondamentale importanza o coloro i quali vivono una situazione di indigenza reale che necessita di un sostegno concreto, quello che stiamo facendo. Come verrà potenziato il servizio? Continuerà fino a marzo 2022, questa cosa importante, grazie a un contributo della Chiesa Valdese, noi riusciremo a essere ancora più capillari e quindi da oggi gli utenti delle farmacie per tramite di Federpharma vengono informati che se sei soggetto positivo e sei con una scarsa rete familiare puoi contattare il 334 69 40 411 e nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e sabato gratuitamente riceverai i farmaci, così come l'azienda ospedaliera per quanto riguarda l'ASP di Catania. Le farmacie potranno continuare a consegnare i piani terapeutici e gratuitamente a tutte le persone tumorali e a tutte le persone che hanno fragilità, gratuitamente Croce Rossa sarà presente vicino a loro.
Fondamentale l'apporto delle farmacie che aiutano la Croce Rossa, ma anche in maniera privata, a raggiungere coloro che hanno difficoltà ad andare proprio nelle farmacie. Ma ancora una volta la farmacia, la Croce Rossa, l'ASP, il Comune, insieme, tutti quanti, insieme anche all'Ordine dei Farmacisti, per dare un supporto alle persone che hanno bisogno. Ancora una volta si vede come il lavorare insieme produce un rapporto importante per far sì che la gente, specialmente i malati di Covid, abbiano il supporto nostro. Quindi questa qua è un'operazione che può significare un passaggio importante per tutti i cittadini che, o malati di Covid o in situazioni particolari, possono avere così il farmaco a casa. Bel progetto di solidarietà oggi all'Anfas di Modica. Solidarietà e spirito di comunità sono le parole chiave del progetto di oggi, in collaborazione tra gli associati di Anfas Onlus Modica, una delegazione di militari della sezione aeronavale USA NAS di Sigonella, con la partecipazione anche del Lion Club. Si tratta del primo progetto di questo tipo effettuato a Modica. Protagonista oggi una delegazione di militari statunitensi tra i 22 e i 34 anni, appartenenti al gruppo volo aereo antisommergibile VP-40 della Marina Americana. Il gruppo si è unito agli ospiti del centro per effettuare un progetto di giardinaggio presso l'orto sociale della struttura nel rispetto delle norme anti-Covid. What are you using? Cosa stai usando? The Kuni Yurika, I believe it is called. Kuni Yuni. Kuni Yuni, okay. What are you planting? Cosa stai piantando? We are planting cipolla, cipolla, cipolla. I really enjoy helping. I'm glad we're here with. È davvero un momento bello per noi, magnifico, aiutare la comunità e partecipare a questo progetto. L'iniziativa si inquadra nell'ambito del più ampio progetto di volontariato Comrel, che propone relazioni con le comunità locali. Si tratta di un progetto che porta i militari americani a fare circa 200 eventi di solidarietà in tutto il territorio, diciamo, siciliano, prevalentemente Sicilia orientale e Sicilia centrale, e che vanno dal fare inglese nelle scuole o progetti di carità. Quando ci hanno proposto questo tipo di attività siamo stati molto felici. L'orto sociale è da diversi anni che lo portiamo avanti, bloccato dal Covid, e già i ragazzi hanno concimato, hanno pulito e sistemato. Oggi abbiamo l'ultima fase, una parte dell'ultima fase, che è piantare le piantine che poi verranno vendute per il sostentamento dell'associazione. Il progetto vede anche il sostegno della cooperativa Filotea Progetto SAI Casa dell'Amicizia, dell'amministrazione comunale e di Lions Modica. Il nostro contributo consiste intanto nell'attivazione qualche anno fa di questo campo, che abbiamo intestato al nostro fondatore del Lions Club, Melvin Jones, e ci siamo appoggiati all'azienda Ecofaber, che ci fornisce le piantine ogni anno per il trapianto di quest'orto, dove poi i ragazzi possono esercitarsi con delle attività manuali. Dopo le fatiche del mattino, per i militari nel pomeriggio una passeggiata per il centro storico di Modica con i ragazzi di Anfas, con una degustazione di cioccolato modicano. E adesso invece parliamo di un'altra attività: 1000 chilometri per la donazione degli organi. E questo è l'obiettivo di Michelle Speciale, 46enne di Partinico, che è arrivata a Ragusa. Si conclude il prossimo 13 giugno con la tappa di Cefalù il periplo della Sicilia per la donazione di organi, tessuti e cellule, organizzato da Aido Sicilia e Aido Nazionale. Si tratta del percorso in bici e in solitaria di circa 1000 chilometri che l'atleta Michelle Speciale, 46 anni di Partinico, ha scelto di effettuare dallo scorso 7 giugno per portare in giro per la Sicilia la cultura della donazione degli organi, toccando anche la provincia di Ragusa. Michelle ha perso il padre, che era in attesa di trapianto per una complicanza della dialisi, un infarto non diagnosticato per un'intera settimana che lo costrinse ad una lunga agonia. Con lui aveva programmato il viaggio che oggi dedica alla sua memoria. Da lui eredita l'impegno per il sociale, la consapevolezza dell'importanza della cultura della donazione di organi, tessuti e cellule. Tra le tappe del periplo anche la provincia di Ragusa, come detto. Questa mattina Michelle ha fatto sosta in piazza Pola Dibla, davanti alla sede dell'Aido.
Il messaggio, a prescindere da tutto, dovrebbe essere un messaggio positivo, perché normalmente chi si approccia ad Aido pensa a quello che è la negatività e la morte. E da diversi anni Aido non tratta soltanto la donazione degli organi, ma anche di cellule e tessuti. Quindi quello che è la negatività della morte è l'ultimo step che noi pensiamo possa essere il più lontano possibile. Quindi questo mio giro nasce da un'idea che abbiamo avuto insieme con mio padre. E mi è piaciuta metterla in atto e mi è piaciuta dargli un senso importante a questo premio della Sicilia. E questa mattina a Dibla c'erano anche i rappresentanti dell'Aido in provincia di Ragusa. Ha fatto questa tappa di solidarietà. E grazie Michelle Speciale che parte da Terrazzine. Io porto i saluti dal Presidente della Giunta Nazionale e altrettanto dal Presidente Regionale Paola Pisciotta e da tutta la sua Giunta. L'assessorato allo sport del Comune di Ragusa ha consegnato una targa ricordo all'atleta. Un'iniziativa, il Giro della Sicilia, simbolica, vuole portare avanti, sta portando avanti l'associazione Aido, donazione di organi, e oggi apprendo non solo di organi ma anche cellule e tessuti. Dovremmo prendere esempio tutti quanti da lui. L'Istituto Caruano, l'Istituto Comprensivo Caruano di Vittoria fa lezione all'aperto in giro per Vittoria e le sue meraviglie. Entusiasti gli studenti alla riscoperta della loro città e finalmente tutti insieme nella spensieratezza su proposta della dirigente scolastica Angela Fisichella. Le classi della scuola elementare e della secondaria di primo grado guidate dai docenti hanno fatto un tour per la città di Vittoria. Ogni classe, per evitare assembramenti, ha visitato uno scorcio di Vittoria tra le chiese, le strade, le fontane, i monumenti, la villa comunale. È stata tutta una vera e propria riscoperta della città e delle sue ricchezze. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci scelto, vi ricordo che MTG torna alle 20:30. Grazie ancora per essere stati con noi.